Mercati Generali dello Sport. Cooperazione internazionale. Emergenza abitativa. Atti di indirizzo approvati. 7 giorni in consiglio. Nella seduta del 3 marzo il Consiglio regionale ha approvato la delibera con le direttive programmatiche per la cooperazione internazionale e la legge sull'emergenza abitativa che dà facoltà ai comuni di prorogare le assegnazioni provvisorie di 2 anni. Nel corso della seduta sono stati esaminati e votati numerosi atti di indirizzo tra mozioni e ordini del giorno. In evidenza. Nell'anno in cui Torino è designata capitale europea dello sport e l'Expo celebra il tema dell'alimentazione come energia per la vita, il Consiglio regionale ha deciso di istituire gli Stati Generali dello Sport, uno spazio per mettere a fattor comune le eccellenze del territorio interessate a promuovere e sostenere i valori educativi dell'attività sportiva. Gli Stati Generali dello Sport hanno il fine primario di condizionare gli stili di vita delle persone al fine di prevenire tutta una serie di malattie, tipo il diabete, malattie cardiovascolari, ictus, cancro al colon e altro, e in più far risparmiare alle casse dello Stato risorse in un momento di ristrettezza economica, in quanto dalle informazioni che ci arrivano dal CONI nazionale, grazie a chi fa la pratica sportiva c'è un risparmio di 1,5 miliardi, e quindi noi dovremmo lavorare con una rete fitta con l'assessore alla sanità, l'assessore allo sport, l'assessore all'istruzione e i rappresentanti del mondo universitario. In primo piano. Il Consiglio regionale ha approvato la delibera con le direttive programmatiche per la cooperazione internazionale per il triennio 2015-2017. Particolare attenzione è rivolta alla cooperazione decentrata e alle iniziative per il coinvolgimento delle comunità di immigrati locali. Fra le aree geografiche con priorità di intervento, Mediterraneo, Balcani, Africa subsahariana e America Latina. Con il nuovo piano triennale la Regione Piemonte ha ripreso un'abitudine che nella scorsa legislatura aveva purtroppo abbandonato. È vero che la cooperazione decentrata non è il principale ambito di intervento della Regione Piemonte, ma dal punto di vista dei principi e dei valori a noi sta molto a cuore. Quindi riprendiamo una serie di azioni di educazione sul territorio, di collaborazione con il terzo settore e con altri paesi che per il Piemonte sono importanti, con un occhio di riguardo all'Africa subsahariana e ai Balcani. Noi siamo pienamente a favore, siamo per la pace nel mondo, per la tutela dei diritti umani. Quello che noi chiediamo all'assessore Cerutti e alla giunta regionale è un controllo, un monitoraggio delle poche risorse che la regione ha a disposizione e controllare quindi i fondi che per lo più sono fondi europei e fondi nazionali. Sensibilizzare i cittadini, sensibilizzare in particolar modo i giovani. L'Assemblea di Palazzo Lascaris ha approvato all'unanimità la legge con le misure straordinarie in favore dei comuni per fronteggiare l'emergenza abitativa. Il provvedimento interviene in via straordinaria, conferendo ai comuni la facoltà di prorogare le assegnazioni provvisorie in corso e di rinnovare quelle già scadute, entrambe per un periodo di 2 anni. La legge che abbiamo approvato riguarda la possibilità per i comuni di prorogare le assegnazioni provvisorie degli alloggi di natura sociale. È un provvedimento importante, ancorché sicuramente di modesta dimensione, ma è un provvedimento che io definisco umano e di civiltà, perché interviene in situazioni di famiglie di grande precarietà che vivono con angoscia il rischio di perdere una casa e che purtroppo non hanno tutte le condizioni per poter continuare a accedere con tranquillità alle graduatorie. In questo modo si dà una risposta trasparente, una risposta univoca su tutto il territorio regionale. Il Consiglio regionale ha scelto di approvare un disegno di legge che mi ha visto come relatore di minoranza per rinnovare e prorogare le sistemazioni provvisorie per le centinaia e centinaia di famiglie in emergenza abitativa che si ritrovano in attesa di assegnazione definitiva di casa popolare. Una misura fondamentale per garantire il diritto alla casa di fronte a una legge regionale di assegnazione che non sta funzionando. Per questo motivo questa misura e altre, come la soluzione rivoluzionaria dell'autorecupero delle case ATC che non vengono assegnate perché bisognose di manutenzione e ristrutturazioni, costituiscono le avanguardie delle nostre politiche di contrasto all'emergenza abitativa, perché il diritto alla casa degli italiani è sacrosanto e noi lo difenderemo.
Nella seduta del 3 marzo l'Assemblea legislativa ha discusso e approvato diversi documenti. Due contro le discriminazioni per l'uso del linguaggio di genere e per l'opzione donna nell'accesso al trattamento pensionistico. Sulla cura della maculopatia, per il riordino delle IPAB, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a sostegno della figura del segretario comunale, per il riconoscimento della giusta retribuzione negli appalti, a favore della stabilizzazione dei precari della scuola e, infine, per scongiurare la chiusura degli uffici postali nei piccoli comuni. Il Consiglio delle Autonomie Locali il 4 marzo ha espresso parere favorevole su tre provvedimenti: il disegno di legge che prevede l'autorecupero negli alloggi di edilizia popolare, il regolamento sulla concessione di derivazione di acqua pubblica e la definizione dei criteri relativi al patto regionale di stabilità per il 2015.